Ciao! La pratica che vedremo oggi è una pratica breve e abbiamo pensato di vedere alcuni asana, alcuni esercizi da fare anche durante la giornata, dopo che abbiamo passato magari un po' di ore al computer, quindi iniziamo a ingobbirci, iniziamo a stancarci. Quindi possiamo fare dei piccoli esercizi per ritrovare un po' di tono per la colonna vertebrale e per poi proseguire nel lavoro quotidiano. Giriamo la sedia, così creiamo un pochettino di spazio davanti alla scrivania. Appoggiamo le mani sulle ginocchia, appoggiamo bene i piedi per terra e qui iniziamo. Facciamo un'anteroversione del bacino, inspiriamo e espiriamo. Retroversione del bacino e portiamo giù il mento. Inspiriamo, anteroversione del bacino, spingiamo il mento verso l'alto e poi fuori l'aria. Lo ripetiamo per una decina di volte. E poi ci fermiamo al centro, portiamo le ginocchia unite, portiamo le mani a lato delle ginocchia con i palmi delle mani che si guardano e solleviamo le braccia e poi giù. Inspiriamo, solleviamo le braccia, guardiamo verso l'alto e fuori l'aria, scendiamo ancora, inspiriamo su. E poi col prossimo inspiro, piano piano, andiamo in avanti e appoggiamo il petto sulle cosce e ci lasciamo andare dolcemente. Accarezziamo il dorso dei piedi, le tibie, le ginocchia e ci risolleviamo verso l'alto. Intrecciamo le mani e poi spingiamo i palmi delle mani verso l'alto. Scendiamo. Qui portiamo la mano sinistra sul ginocchio destro e se abbiamo uno schienale possiamo portare il braccio dietro lo schienale, apriamo bene le spalle e poi, buttando fuori l'aria, guardiamo dietro la spalla destra. Ecco, inspiriamo, torniamo al centro, appoggiamo la mano destra sul ginocchio sinistro. Attiviamo bene la colonna vertebrale e guardiamo dietro la spalla sinistra. Torniamo al centro, appoggiamo le mani sulle ginocchia, poi afferriamo i lati della sedia e con controllo, piano piano, stendiamo le gambe davanti a noi. Qui portiamo bene i glutei attaccati allo schienale, eh? Rimaniamo 3, 2, 1 e poi giù con controllo. Facciamo un respiro profondo e poi ancora su. Ecco, e poi giù. Ci solleviamo, quindi ci mettiamo in piedi. Qui possiamo scegliere o ci appoggiamo allo schienale della sedia, oppure possiamo anche metterci con le mani sulla scrivania. Portiamo i piedi all'altezza delle spalle e dolcemente scendiamo in avanti. Allunghiamo bene la colonna vertebrale e poi inspiriamo anteroversione del bacino e espiro retroversione del bacino e faccio un po' di gobbo. In Guardo avanti e espiro. In e espiro. In e espiro. In
Ci fermiamo, ritorniamo sulla nostra sedia. E siamo pronti per riprendere il nostro lavoro. Buona continuazione. Ciao. Sì, va bene, ok, ciao, ciao, ciao. Non so se vi capita, a me capita praticamente quotidianamente, di arrivare al punto in cui cioè, arrivo al dunque, basta, non ne posso più e ho bisogno di qualche minuto, basta anche un paio di minuti, ma 2 minuti per staccare e riprendermi un attimo. Per ritrovarmi. Ecco, siamo arrivati a quel momento. Allora, io di solito mi tengo vicino alla scrivania un paio di palline da tennis, ne basta anche una in realtà, me ne tengo due. Le tengo nascoste perché sennò le ruba il cane. Però, 2 palline da tennis e poi può essere utile anche un asciugamano. Se ne avete uno un po' morbido, meglio, rigido dà un po' fastidio. Allora, se avete mal di testa come me oggi, troviamo una posizione comoda, rilassiamo le braccia, facciamo un bel respiro profondo e lasciamo cadere le spalle. E poi ancora, inspirando le solleviamo il più possibile, cerchiamo di raggiungere le orecchie se possibile anche oltre, poi espirando le lasciamo andare completamente. E facciamo un po' di volte questo movimento per sciogliere bene tutta la zona delle spalle e del collo e poi portiamo il mento verso il basso e piano piano solleviamo. Per ora non andiamo indietro, semplicemente allunghiamo il tratto cervicale un po' di volte. E poi una volta arrivati giù col mento, andiamo verso destra e verso sinistra. Sembra un movimento stupido. Ma io in questo momento, per esempio, sto soffrendo tantissimo. Quando ho mal di testa mi si blocca tutta la zona del collo e delle spalle. E fare anche questi piccoli movimenti da una parte mi aiuta, dall'altra mi fa sentire proprio quanto fossi contratta. E allora, se proprio siamo super contratti, possiamo prendere l'asciugamani. Lo arrotoliamo un pochino, facciamo un bel salame e ce lo portiamo dietro al collo, tipo i pugili. Tiriamo bene l'asciugamano in modo da poter allungare la testa e abbandonarla indietro. E poi lasciamo andare per rilassare le braccia, appoggiamo la schiena. Oh, e ci abbandoniamo in questo modo. Perché uso l'asciugamano? E non faccio andare indietro il collo, la testa direttamente, perché l'asciugamano mi permette di sostenere tutto il tratto cervicale e di allungarlo prima di piegarlo indietro, quindi evito di pinzare le vertebre. Questo mi crea un appoggio che mi permette di allungare bene le vertebre, quindi di rimanere comoda e completamente rilassata con la testa, con la nuca che si appoggia all'asciugamani. E per salire è meglio non fare sforzo, si prendono i due estremi dell'asciugamano, si tira piano piano e poi da qui piano piano mi arrotondo e libero. Già che ci sono, prendo l'asciugamano, lo apro un pochino, magari non troppo, se no perché non voglio fare i fumenti, appoggio l'asciugamano alla nuca. E anche qui piano piano lascio, senza tirare con le mani, lascio che il peso delle braccia mi aiuti ad allungare la zona del collo. E faccio qualche respiro profondo. Poi torno su, delicatamente, mi libero dell'asciugamani e mi faccio il trattamento finale, pronta per andare a ritirare i figli. Appoggiamo i talloni sulle palline e da qui ci appoggiamo
avanti, premiamo leggermente, in modo che il peso del corpo non sia completamente, non ricada completamente sui talloni, però ci permetta di premere un pochino. È chiaro che se così non sentite niente, non sentite male alle piante dei piedi, sentite di poter lavorare un po' di più, potete mettervi in piedi, vi appoggiate alla scrivania e da qui potete schiacciare un pochino di più le palline. E rimanendo in piedi oppure sedendovi potete dondolare avanti e indietro per massaggiare la pianta del piede. Qui sul pavimento un pochino è scivoloso, ma potete per esempio utilizzare l'asciugamani che avete usato prima, appoggiate sopra le palline oppure un bel tappeto morbido e tranquillamente riuscite a massaggiare. Anche questo sembra un movimento sciocco, sembra un movimento magari inutile, ma se riuscite a premere un pochino senza esagerare per non farvi male, questo movimento aiuterà a rilassare tutta la fascia plantare che è collegata al resto, alla fascia delle gambe. Addirittura se facciamo un lavoro un po' prolungato, approfondito, riusciamo ad arrivare anche alla zona delle anche. In questo modo riusciremo anche ad evitare poi magari di arrivare a fine giornata col mal di testa e le caviglie gonfie. Torno a lavorare. Alla prossima.